Amiche e amici di Volume Right, siamo qui con Pier Giorgio Maggiorotti, parte del comitato della FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, che ha partecipato, grazie ancora, a questo convegno sulla vita indipendente, che ha raccolto parte delle testimonianze e delle associazioni e federazioni che si occupano di questo argomento. La FISH ha ormai una storia ventennale in quest'ambito e si è impegnata a fondo portando avanti progetti e anche sensibilizzazione. Quali sono stati i movimenti più importanti per portare a una consapevolezza del bisogno di una vita indipendente per chiunque al di fuori di limitazioni varie dovute culturalmente e non? La FISH è una federazione tra associazioni e quindi sconta un po' i limiti che derivano dal fatto che le associazioni che ne fanno parte non tutte sono egualmente sensibili al tema della vita indipendente. La FISH ha promosso ha partecipato attivamente alla sperimentazione avviata dalla Regione Piemonte nel 2003 e concretamente ha fornito forti indicazioni sulle modalità, per esempio, della definizione dei criteri per l'accesso alla vita indipendente, ha fornito un importante contributo alla definizione delle pur limitate, concettualmente, linee guida attuali sulla vita indipendente, sta lavorando alla ridefinizione delle nuove linee guida regionali sulla vita indipendente. Posso chiedere se avete riscontrato particolari criticità in questi anni, magari anche dalla parte delle istituzioni? Allora, le criticità sono sostanzialmente quelle che derivano dal fatto che le risorse economiche messa a disposizione complessivamente da parte della Regione per attivare i progetti di vita indipendente sono assolutamente insufficienti alla potenziale domanda. Lo stesso Comune di Torino ha dichiarato che ci sono 18 persone in lista d'attesa, ma questo numero di 18 probabilmente è un numero che non descrive la domanda potenziale, perché a nostro parere sono ben di più di 18 quelli che potrebbero avere diritto, in particolare persone con disabilità fisica ma anche intellettiva, a fruire del progetto di vita indipendente. Grazie mille per la sua disponibilità e a presto. Grazie.